Ma quanta confusione, ragazzi, ma quanta confusione con gli smartphone di Xiaomi, che davvero non ci si capisce più nulla con i loro nomi. Qua in mano mia ho il Redmi Note 13 Pro 5G, che è diverso dalla versione 4G. Io ho deciso di provare questa versione e l'ho comprata ad un prezzo molto molto interessante, poi vi spiego meglio, però come al solito poi alla fine vi racconto pregi e difetti di questo prodotto, quindi buona visione. Come vi ho detto nell'introduzione, beh, anche lui l'ho comprato sfruttando una delle tante occasioni, delle tante offerte che vi posto sul canale Telegram Lillitech, che ogni volta vi consiglio di seguire. Questa in particolare ve l'ho mostrata a 299 euro con una fracca di regali, che a conti fatti, anche svendendo quei regali che non vi interessano, comunque alla fine arrivate a pagarlo 220-230 euro, che è un prezzo tutto sommato interessante per quello che ci offre Xiaomi. E cosa ci offre Xiaomi a questa cifra? Beh, prima di tutto un comparto fotocamera che è tutto sommato interessante. Tutto sommato interessante soprattutto per il suo sensore principale da 200 megapixel, con stabilizzazione ottica ed f1.65. Un sensore che garantisce scatti veramente buoni, assolutamente interessanti per la sua fascia di prezzo. Se guardo i telefoni alla fine che ho provato sotto i 300 euro, qui siamo sicuramente tra i migliori scatti, almeno con la fotocamera principale. Un'ottima calibrazione dei colori, sufficiente e decente l'HDR, zero problemi di lens flare, insomma. E poi tenete conto che potete anche scattare in 2x con risultati buoni, con un minimo di zoom, quindi sfruttando proprio questa grande, diciamo, capacità di megapixel che ha il sensore principale. Di notte i risultati sono apprezzabili, assolutamente decenti, ripeto, per la sua fascia di prezzo, calcolata con gli sconti, perché va bene, non tengo conto ovviamente del listino. E poi, fermandoci sempre al suo sensore principale, devo dire assolutamente approvati anche i video che sono in 4K a 30 fps. Possono essere girati anche in Full HD a 60 fps, però devo dire che in 4K a 30 fps è una risoluzione che ha anche una buona stabilizzazione, che si attiva in automatico e quindi permette di ottenere video che sono assolutamente interessanti. Ecco, più volte mi è capitato che i primi 2-3 secondi di video che ho girato presentano dei micro scatti, dei lag probabilmente legati alle memorie UFS, ma dopo vi parlo meglio anche di questo aspetto. Successivamente comunque si assestano, sono buoni e quindi può essere magari che sistemino anche con qualche aggiornamento, ecco, questo non lo so. Quindi tutto bello, tutto magnifico il comparto foto? Beh, relativamente, questo perché a livello pratico poi abbiamo solo un sensore veramente top tra virgolette, gli altri sono abbastanza scarsini. Al limite dell'ignobile infatti l'ultra wide, che è la classica 8 megapixel f2.2, utile veramente per qualche situazione di emergenza, qualche scatto al volo, basta che sia giorno perché di notte non ne parliamo. Ok, poi la frontale selfie, le foto sono sufficienti, più che buono. Invece il fatto che si possono girare con lui video in full HD ma anche a 60 fps, che per la fascia di prezzo non è assolutamente scontata questa cosa, quindi tutto sommato buono. Novità io poi con la fotocamera macro da 2 megapixel. Quindi, a parte l'ultra wide, che ho capito che alla fine viene usata sempre meno, devo dire che le altre fotocamere si possono, hanno anche il loro senso, soprattutto appunto la fotocamera principale. Ora, superate queste cose, però, cos'altro ci offre Xiaomi? Beh, di altre cose positive che ci offre Xiaomi è il suo display, perché questo è un gran bel display calcolato nella fascia di prezzo dei 220-250 euro. Stiamo parlando di un display con una risoluzione 1,5K che non ho tanto capito, non è che gli trovo tanto senso. Comunque ottimi 440 ppi alla fine spalmati su un 6,67 pollici, buona la copertura totale dello spazio colore di CIP3,
c'è il supporto Dolby Vision, è protetto da un Corning Gorilla Glass Victus, quindi molto bene. Ovviamente abbiamo i 120 Hz e buona anche l'attenuazione PWM 1920 Hz. E soprattutto, ecco, è questa la cosa che poi fa fare un po' la differenza nell'utilizzo quotidiano, abbiamo una luminosità di picco dichiarata di 1800 nits di picco, non di picchio. Però è un'ottima luminosità. Alla fine, poi a conti fatti, a noi il display ci interessa che si veda bene anche sotto la luce del sole, questo è il suo caso. Anche sotto le luci del sole, tipiche insomma di questa stagione, che il sole inizia già a battere, a picchiare abbastanza forte, ecco, lui va assolutamente bene, è uno di quei display che si possono godere anche in estate. E poi anche il resto della dotazione non è assolutamente male, non è assolutamente male, perché anche qua, un po' come il Poco M6 che Pro che vi ho raccontato pochi giorni fa, anche lui ha tutta una serie di cose che poi cercate spesso mi chiedete nei commenti, a parte una. Queste cose comunque sono alla fine uno speaker stereo che è di buona qualità, non potentissimo, comunque è stereo, è certificato Dolby Atmos. Ci sono, anzi c'è anche il jack da 3,5 mm per le cuffie. C'è un'ottima vibrazione che è secca e discretamente potente, c'è il sensore infrarossi. In più, ecco, rispetto al Poco qui abbiamo anche le SIM, però manca, d'altro canto, la possibilità invece di andare ad espandere la memoria. Comunque anche lui è certificato IP54 e anche su di lui manca il sensore di prossimità fisico. Ad ogni modo c'è quello virtuale, ma devo dire che come sul Poco M6 Pro anche qui funziona parecchio bene, non mi ha dato problemi, diciamo, significativi. Come devo dire che funziona molto bene anche il sensore di sblocco che è posto frontalmente, insomma c'è il sensore di sblocco messo sotto il display, un sensore di sblocco che è di tipo ottico, sufficientemente reattivo, veloce, con una buona precisione, insomma anche qui nessun problema da segnalare. Ecco, la cosa che più mi ha lasciato dubbioso, che più mi lasciava dubbioso e più mi ha lasciato dubbioso dopo averlo provato, non sono ancora riuscito a decidermi se è realmente buono oppure no, in realtà è buono ma con alcuni aspetti non buonissimi, è il suo processore, che è un Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. E voi mi direte, ma come con un Qualcomm tu sollevi dei dubbi? Beh, allora, innanzitutto dovete tenere conto che nella versione che ho provato io abbiamo anche 8 GB di RAM DDR4X e 256 GB di memoria che sono di tipo UFS 2.2 e quindi qua non benissimo. Però allora, cosa c'entra questo con tutto il processore? Beh, che il processore è di Qualcomm, è uno Snapdragon, ma è prodotto da Samsung e non da TSMC. E questo un po' si è riflesso nel suo utilizzo, specialmente in due aspetti fondamentali. Primo, la batteria, perché nonostante abbiamo una 5000 mAh, ha avuto un tipico comportamento da Samsung, cioè un po' instabile. Per esempio, un giorno ho fatto quasi 2 ore di utilizzo, quasi, per modo di dire, 1 ora e 40 di utilizzo, ma ho consumato un 30%. Un giorno con meno di 1 ora di utilizzo, comunque ho consumato un 20%, che è abbastanza. Un altro giorno un po' più stressante, ho consumato oltre il 40% di batteria con poco più di 2 ore e mezzo, che anche qua, insomma, è significativo. Insomma, non è esattamente un battery phone, perché se faccio le dovute proporzioni vuol dire che arriverò, per chi lo stressa veramente tanto, per molte più ore magari di quanto ho fatto io nei miei giorni di test, significherà arrivare al massimo 6 ore e mezzo, che è buono ma non è eclatante, ecco, sicuramente su questo possiamo metterci proprio il punto fine. Oltre a queste cose, poi ho avuto qualche perplessità anche sull'ambito connessioni. Ho fatto diversi test e le velocità sono veramente ottime, cioè alla fine mi ha lasciato estremamente soddisfatto come velocità massime, anche considerando la sua fascia di prezzo. Però come avviene spesso con processori prodotti da Samsung, ho avuto momenti per così dire di vuoto. E guardate per esempio questo test fatto con pieno segnale e ottime velocità, di improvviso si blocca qualche secondo e poi riparte. Quindi, boh, mi ripeto, mi ha lasciato un po' perplesso, non sono proprio convinto di questa cosa su questo processore. Detto questo, comunque il resto è buono, come per esempio il wifi è di tipo 5, le velocità massime sono davvero ottime, come è ottima anche la tenuta del segnale wifi alla distanza, solito test che faccio, non ci sono problemi di disconnessioni, ed è ok anche il GPS che non mi ha dato problemi. Detto questo, comunque, e ripeto, non sto dicendo che è un disastro, ma insomma
mi ha lasciato un po' perplesso. Poi alla fine abbiamo davanti un processore che va degnamente, va discretamente bene, giusto per la fascia media. Diciamo che ci hanno un po' fatto confusione adesso con queste nomenclature, perché sarebbe decisamente più paragonabile a uno Snapdragon 6 Gen 1. Ecco, è questa più o meno quello con cui va paragonato, piuttosto che con lo Snapdragon 7 Gen 2, Gen 1, anzi, ecco, hanno fatto veramente un po' un macello. Comunque, alla fine, ripeto, è un telefono da fascia media. Infatti, per dirvi, ha la stessa GPU del 6 Gen 1, l'Adreno 710, e considerate poi anche le memorie UFS 2.2, che non sono proprio il massimo, sono, per dire, le stesse che troviamo sul Poco M6 Pro che vi ho raccontato, e quindi abbiamo prestazioni assolutamente decenti, però manca tutta quella reattività e fluidità che per esempio ho trovato sul Poco X6 Pro, che costa qualche decina di euro in più, ma non tantissimo, ecco, lì c'è una differenza abbastanza netta dal mio punto di vista. Comunque, per operazioni classiche giornaliere, per così dire, non ho tanto da dire, e sì, si può anche giocare tutto sommato, quindi ok. Ottimo comunque, poi alla fine anche quello che troviamo in confezione, che è da classica generosità di Xiaomi, perché per esempio lui arriva già con una pellicola preapplicata, che io non la do per scontata assolutamente. Più abbiamo la classica coverina nera che troviamo adesso, insomma in plastica un po' gommosa che mi piace, e un caricatore da ben 67 watt che, per dirvi, riesce a caricare in 20 minuti un 50% di batteria, che non è poco. Il tutto poi, questo prodotto è inglobato, se così vogliamo dire, in un design che è gradevole, abbastanza alla moda. Soprattutto il bumper fotocamere va un po' a ricalcare, a ricordare i top di gamma Xiaomi di un anno fa, uno o due anni fa. E però, vabbè, naturalmente abbiamo plastica sia sul retro, quindi o policarbonato, che poi sulla cornice, cornice piatti, e ovviamente è questo il classico, insomma, che si sta proponendo adesso. Gli spigoli, secondo Xiaomi, hanno uno specifico rinforzo che quindi dovrebbe garantire una maggior durata al nostro telefono. Comunque è un telefono comodo da usare, leggero essendo sotto i 190 grammi, e quindi, ripeto, un telefono usabile assolutamente. Per ultimo capitolo poi mi sono tenuto il software. Software per ultimo capitolo perché lo ritengo un po' meno importante, ma non perché non sia importante, ma perché non ci sono novità eclatanti da dire. È sempre il solito software, HyperOS o MIUI, non è cambiato a livello, diciamo, visivo praticamente nulla. Comunque bene che abbiamo Android 14, abbiamo appunto già l'HyperOS, le patch sono di marzo, è da segnalare quindi, ecco, qualche chicca che dopo magari vi scappa, come per esempio la possibilità di avere lettore di battiti sul sensore di impronte, oppure la funzione con il tocco posteriore che si può fare a due o a tre tocchi. A volte questo può essere comodo, secondo spazio, insomma. Poi ripeto, sono le classiche cose che si trovano praticamente in ogni Xiaomi che conosciamo da tempo. Quindi in conclusione, cosa vi devo dire? Abbiamo un buon medio di gamma, assolutamente, non che ne possa parlare male, che funziona anche bene, che ha le sue caratteristiche interessanti, come per esempio la fotocamera principale, un gran bel display. Ecco, queste sono le cose che metterei al di sopra. Mi stavo soffocando. Queste, ecco, sono le cose che metterei al di sopra, tra le più interessanti. Sono un po' indeciso, come vi ho raccontato, sul processore, però ripeto, al prezzo giusto può avere senso se confrontato magari con un Motorola G84, però poi dipende anche da come vi piace il software. Però, ecco, qualche perplessità me l'ha lasciata. Detto questo, se il video vi è piaciuto, io spero di avervi raccontato un po' tutte le cose fondamentali. Se vi va, lasciate un like, oppure iscrivetevi al canale, se già non l'avete fatto, io l'ho fatto, e voi. Buona giornata e buona serata, oppure se lo volete di sera, da Daniele Pintus. Alla prossima!